Questo programma è offerto da in collaborazione con Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato Regionale Toscano. Buonasera, buonasera di nuovo e benvenuti al Gioco è Fatto. Ripartiamo con il calcio dilettanti protagonisti. Ovviamente potete continuare a interagire con noi, ricordiamo il numero che è il 331 1888 676, e andiamo quindi a ripresentare velocissimamente con la nostra diretta Vitorsoli gli ospiti della seconda parte, che non cambia il parterre ma un parterre non si è mosso nessuno praticamente. Iniziamo con Andrea Labbate. Ciao di nuovo, buonasera a tutti. Mattia Caggianese, attaccante del Tutto Cuoio. Buonasera a tutti. E Mattia Privitera, centrocampista del Terra Nuova insieme alla Coppa. Buonasera. E c'è anche la Coppa Italia di eccellenza. Nostro amico e collega Jacopo Richiusa ci va a fare il primo piano della Coppa. Eccola qua, vinta mercoledì scorso alle due strade dal Terranova Traiana, che ha battuto per 3-0. Coppa delle grandi orecchie, sembra sì, quella della Champions League. Sembra, sì, ma è un po' più piccola, però è assolutamente importante. Allora, le immagini di questa gara le riviviamo, 3-0. Leggendo solo il risultato, Mattia Previtera, sembrerebbe una passeggiata, e invece è stata una vittoria importantissima, una vittoria in un primo tempo abbastanza c'erano, equilibrata. C'erano dei ragazzi a vedermi, sì, che che partita è stata, Privitera? È stata una partita e appunto si è sbloccata subito con un gol di Marini, poi c'è stato subito il ritorno del Cece, infatti hanno avuto subito un'occasione, poi secondo me i primi 20-25 minuti abbiamo avuto l'occasione anche per fare il secondo gol. E non siamo riusciti a chiuderla e gli ultimi 10-15 minuti il Cecina ha provato, diciamo, a pareggiare o comunque a fare qualche azione. Il secondo tempo in 2-3 minuti abbiamo fatto sia il secondo che il terzo gol, quindi diciamo dopo non era facile, sicuramente noi in fiducia, loro un po' meno, e poi vabbè, è stata chiusa da Godita Fly 4-0, però insomma è stata una bella partita da giocare sicuramente per noi, abbiamo vinto. Grande spettacolo in pubblico, insomma 700 spettatori. Non capita tutti i giorni, quindi eravamo contenti anche per questo e speriamo di aver fatto un bello spettacolo, ecco, sicuramente per i nostri tifosi l'abbiamo fatto, prima di tutto per noi, per la società e poi appunto diciamo anche per chi era a vedere la partita. E per chi ha seguito la gara in diretta su TV Prato, sono stati tanti ovviamente a vivere le emozioni di questa gara. Andrea Labbate, credo che la cifra tecnica del Terranova Traiana sia stata effettivamente superiore rispetto a quella dello Sporting Cecina. Di fatto la squadra di Beccattini è sempre stata in controllo della gara. Sì, sicuramente, diciamo che gli organici, il livello degli organici delle due squadre si fa preferire sicuramente la formazione valdarnese, e oltretutto secondo me c'è da fare un paio di considerazioni, vale a dire che il Cecina non è arrivato nel suo miglior momento della stagione a questa finale. Se magari questa finale fosse stata giocata a dicembre sarebbe stata magari molto più equilibrata, perché sicuramente il Cecina in quel momento stava vivendo un momento positivo quando anche vinse la semifinale a Perignano.
e oltretutto poi il Cecina non gli ha girato bene perché gli mancava Facenna, gli mancava Rovini, gli mancava Brizzi, e dopo un minuto e mezzo vai sotto, è chiaro che diventa tutto più difficile per una squadra che già è la sfavorita, per così dire, perché ovviamente sulla carta i favori del pronostico erano per il Terranova. E ciò nonostante, nel primo tempo la formazione di Sebastiano Miano ha lottato, combattuto, un primo tempo giocato a 1000 all'ora da una parte e dall'altra, avevano ritmi forsennati, quindi non era assolutamente facile. È chiaro che nel secondo tempo passano 2 minuti e trovi il gol su quale il Cecina ha protestato molto per la posizione eventualmente irregolare di Capitan Sacconi, e purtroppo dalle nostre immagini non si vede, anche se si intuisce che c'è il terzino destro del Cecina in fondo che potrebbe tenere in gioco il capitano del Terranova Traiano, e poi subito dopo è arrivato sempre con Sacconi il gol del 3-0 che ha chiuso i conti. E chiaramente in quel momento il Cecina ha cominciato a pensare alla gara di domenica, che aveva avuto una gara fondamentale contro Montecatini, e Cecina che è quintultimo, quindi diciamo è in una situazione di classifica in cui non può assolutamente permettersi di perdere punti, e quindi chiaramente dopo ha fatto i suoi ragionamenti. Resta comunque finora una stagione più che positiva, perché ricordiamo che il Cecina, oltre ad essere una squadra giovanissima, è una matricola della categoria, nonostante abbia storia e palmarès importante, ma questa è una società nuova, rifondata, ripartita dalle categorie più basse, arrivata adesso nell'elite del calcio regionale, puntando molto sul proprio settore giovanile, un settore giovanile di primo ordine il Cecina, cosa che negli anni scorsi non aveva, la squadra allievi, e quindi classe 2007, e c'era in campo un giocatore del 2007 terzino. Sinistro della Ferretti, Ferretti ha già preso l'Empoli, visto e preso. Che è una squadra molto forte, perché è nelle prime 2-3 posizioni degli allievi elite del Cecina. Quindi questa è la filosofia della formazione della società rosso-blu. Venendo al Terranova Traiana, è una squadra che ha grandi valori, che ha grande profondità di rosa. Pensate che mercoledì ha cominciato la partita tenendo in panchina giocatori come Taflai, come Ceppo Dom e come Orfiz Lopez. Ecco Taflai che segna la quarta rete. Questo è il quarto gol appunto di Taflai, questa è la dimostrazione che la società ha lavorato molto proprio anche per allargare la rosa e permettersi anche di andare avanti su due fronti. Se c'è una società in Toscana che ha la possibilità di andare avanti su due fronti senza perdere troppo da una parte e dall'altra, credo sia proprio il Terranova Traiana, perché ha davvero grandi scelte e grande possibilità di alternare anche i giocatori mercoledì domenica. Fra l'altro, se non ho fatto male i conti, ne parlavamo proprio mercoledì con lo staff del Terranova Traiana, la partita di mercoledì era la 29esima della stagione, quindi domenica ha giocato la 30esima, e come se fosse una stagione intera, c'è da andare ancora invece avanti sia in campionato che in coppa. Adesso vediamo le immagini splendide dei festeggiamenti, ecco il momento in cui Capitan Sacconi alza la coppa. Queste sono immagini che fanno la storia, perché per la prima volta nella storia della società del Terranova Traiana c'è in bacheca la Coppa Italia d'Eccellenza. Più Viterra adesso ci sarà da gestire questo doppio canale, perché mercoledì c'è già l'esordio nella fase extraregionale della Coppa Italia, dall'altra parte c'è un campionato dove siete in piena zona play-off. Non sarà facile. Sicuramente non sarà facile, anche perché non è appunto una cosa che succede tutti gli anni. Fortunatamente quest'anno è toccata a noi, e come diceva appunto Andrea, però abbiamo la rosa per provare a fare sia mercoledì domenica, speriamo di andare il più avanti possibile. Infatti anche domenica, magari rispetto alla formazione ha giocato mercoledì in finale, ci sono stati tanti cambiamenti, non abbiamo visto nessuna differenza, abbiamo portato a casa la vittoria anche domenica in un campo molto difficile, quindi ripeto, è una soddisfazione fare questo percorso di Coppa, e per la società era la prima volta, anche per me personalmente era la prima volta vincere una Coppa, è sempre una bella soddisfazione, e quindi ce la metteremo tutta per andare avanti su entrambi i fronti. Allora, Diletta, SMS, vai. Grande Mattia Privitera, carichi per mercoledì, siete un gruppo fantastico e meritate quello che ci hanno tolto lo scorso anno. Fede da Terranuova. Beh, salutiamo Federico da Terranuova adesso. Ce n'ho ancora, Ce n'hai ancora, allora sì. Altri due, vai. Come bello Privitera, la banda. Beh, la banda quindi va a festeggiare Privitera. Una domanda per Mattia. Come hai trovato la società del Terranuova?
ho trovato una società molto organizzata, appunto anche a livello tecnico hanno fatto un bel lavoro, anche perché siamo terzi in campionato, abbiamo vinto la Coppa, quindi sicuramente, ma quello che mi ha colpito al mio arrivo è stata veramente l'organizzazione della società. Allora, possiamo rientrare in studio, questo lo dico salutando il nostro maestro di regia Paolo Innocenti, e vederci le immagini del Terre di Castelli, che sarà il prossimo avversario mercoledì del Terranuova Traiana. Si giocherà quindi in casa a Terranuova la gara di andata, poi il 28 la gara di ritorno. Il Terre di Castelli ha battuto nella finale della Coppa Italia d'Eccellenza dell'Emilia Romagna il Gambettola in rimonta, perché perdeva 2-0, poi è riuscito a recuperare 2-2 e poi nei tempi supplementari il 3-2 e il 4-2. L'esperto della Coppa è il nostro Andrea Labbate, che ci dice tutto, formula e più che altro anche il valore di questa formazione della Terre di Castelli, che rappresenta la cittadina di Castelvetro, in provincia di Modena. E già questa è la prima informazione che noi andiamo a recepire. È una squadra, stiamo vedendo le immagini, che difensivamente parlando mi sembra abbia qualcosa da registrare, però davanti ha sicuramente dei giocatori che possono impensierire il Terranuova Traiana. L'analisi di Labbate sul Terre di Castelli. È una squadra, una delle 4-5 squadre che nel girone A di eccellenza dell'Emilia Romagna, che come la Toscana ha due gironi di eccellenza, dicevo, è una delle 4-5 squadre che è partita con i favori del pronostico fin dall'inizio della stagione e che quindi sicuramente a questo punto non è prima, è quarta mi sembra. Questo è il Gambettola, questa squadra di questo verde, sì, vestita. Esatto. Adesso poi vedremo la rimonta negli ultimi minuti del Terre di Castelli. Partita davvero rocambolesca, questa giocata al sabato precedente, quindi 8-9 giorni fa di fatto, insomma. E dicevo appunto che avrà sicuramente molto interesse a puntare alla Coppa, perché comunque è stata costruita con l'obiettivo di cercare di salire di categoria, e quindi da questo punto di vista anche la possibilità di giocarsi il passaggio con la Coppa, un po' come per il Terranuova, diventa decisivo per la stagione. Questo è il 2-2 proprio arrivato in extremis, lo vedremo ora, su calcio di rigore se non ricordo male. Sì. E il 2-2 che porterà poi la partita ai supplementari, e ai supplementari sarà la formazione appunto del Terre di Castelli a trovare i due gol decisivi per passare per vincere la manifestazione e quindi accedere alla fase nazionale che, come ricorderanno tutti, l'anno scorso sorrise e arrise al Certaldo di Alberto Ramerini, che grazie alla qualificazione alle semifinali, grazie al fatto che le altre tre squadre in semifinale avevano vinto il proprio campionato regionale di eccellenza, appunto al Certaldo di essere promosso per la prima volta negli ultimi anni in Serie D. Questo è il gol del 3-2 a inizio proprio del primo tempo supplementare, quindi nel giro di pochi minuti, e fra il 90esimo e i primi minuti del supplementare sono arrivati i gol del Terre di Castelli, poi 4-2 alla fine del primo tempo supplementare. E questa è l'immagine della Coppa alzata dal Terre di Castelli, che quindi risponde al Terranuova Traiana. Mattia Caggianese, si comincia quindi mercoledì a Terranuova, poi il ritorno dopo 15 giorni, una tua analisi su questa doppia sfida. No, ora non conosco personalmente la squadra emiliana, però conosco abbastanza bene il Terranuova e credo che possono e hanno tutte le chance per andare avanti, perché sono una squadra forte in ogni reparto completa, e hanno anche una buona profondità di rosa, quindi secondo me possono andare avanti e arrivare fino in fondo. Andiamo a Abate per chiudere, prima poi di andare a parlare di calcio giocato effettivamente nello scorso weekend e quindi addentrarci nel girone A del campionato d'eccellenza. Quale è tutto il percorso che attende eventualmente il Terranuova, quindi questa sfida contro il Terre di Castelli, poi dovesse andare bene l'altra sfida? Allora, il tabellone della Coppa Italia di eccellenza nella fase nazionale è organizzato come un tabellone di tipo tennistico, quindi con il
quindi diciamo, si sa già chi si incontra. Esatto, perfetto. Si sa già, e chiaramente essendo una competizione per squadre dilettantistiche a livello nazionale è preponderante e prioritario diciamo l'aspetto logistico, certo, e di distanza, quindi diciamo c'è il tabellone diviso fra le squadre del centro nord e le squadre del centro sud. Chiaramente la Toscana fa parte del centro nord, dopo lo scontro fra Toscana e Emilia Romagna la vincente andrà a incontrare la vincente dell'incontro, del doppio incontro fra le squadre marchigiane e umbre, Losimana e l'Atletico BPM, e nel caso in cui si passasse il turno e si andasse nel caso in cui la vincente di queste quattro squadre accederà in semifinale andrà a incontrarsi contro una squadra del Nord Italia dove sono organizzati due triangolari con la squadra lombarda, ligure e piemontese, e in Liguria fra l'altro c'è di nuovo l'Imperia come l'anno scorso, e la squadra invece Trentino, Veneto e Friuli, e anche lì un triangolare, chiaramente le due vincenti e i due triangolari giocheranno il quarto di finale più settentrionale. Di sotto invece gli accoppiamenti sono anche lì su base regionale, e diciamo le due vincenti poi giocheranno la finale, che anche in questo caso è prevista allo stadio Bozzi di Sassi. Ultima domanda sulla Coppa, poi per Vittoria se hai altre diciamo curiosità le chiediamo dopo. Il regolamento del gol in trasferta sarà doppio, sarà invece... Sì. Doppio. Sì, 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 quindi sì. Ancora la regola del gol doppio, quindi se si segna in trasferta vale doppio in caso di parità. Adesso sappiamo tutto, a questo punto andiamo. No, vai. Abbiamo Edoardo Novelli da casa che sottolinea i numeri. Terre di Castelli, 14 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte, 49 punti, 39 gol fatti e 14 subiti. In classifica sono secondi a meno 7 punti dalla capolista Cittadella Vismodena. Beh, adesso sappiamo veramente tutto. Andiamo all'eccellenza Girone A, parliamo di quello che è successo in questo weekend. Cominciamo con Mattia Caggianese che è già pronto e ci racconta tutto della capolista tutto cuoio che, udite udite, cade a casa di Mattia Caggianese, cade a Prato sul terreno della Zenit con 7 soldi che fa pelo e contropelo a Sena. Diletta, vai, poi affrontiamo tutte queste tematiche. Camaiore Montespertoli 2-0, 0-0 tra Castel Fiorentino e Pro Livorno, Fucecchio Cuoiopelli 2-1, Geotermica River Pieve 0-3, Lanciotto che batte il Frate Speregnano 1-0, Ponte Buggianese Massese 0-1, Cecina Montecatini 3-2 e la Zenit che batte il Tutto Cuoio 1-0. La classifica: Tutto Cuoio a quota 41, Cuoiopelli 39, Zenit e Montespertoli a quota 35, invece chiude il Montecatini a quota 20, Geotermica 13, Castelfiorentino 12. Risponde Caggianese, eh? E poi andiamo subito alla Zenit con Andrea Labate a raccontarci questa grande vittoria della Zenit sul Tutto Cuoio. Le prime quattro della classe tutte sconfitte, Mattia Caggianese, e allora io qua ci capisco poco, eh? No, è un campionato molto equilibrato dove ogni domenica non c'è una squadra con cui hai già vinto, devi lottare tutte le partite come tutte le partite uguali. Domenica è stata una partita secondo me equilibrata, perché è stata una partita equilibrata con occasioni da ambo le parti. Noi non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto e purtroppo poi ci siamo fatti un autogol e la partita è andata a questa maniera, però credo che almeno sul mio punto di vista il pareggio era il risultato più giusto. Diletta, SMS, poi l'Abate rulla i tamburi e parte con il racconto della gara. Caggianese, portaci in Serie D, il Tutto Cuoio vuole vederti segnare. E allora via gli highlights dal Bruno Chiavacci, l'analisi di Mattia Caggianese, ti trova d'accordo Andrea? Sì, è stata una partita molto equilibrata con le due squadre che hanno espresso in maniera diversa le proprie qualità. Specialmente nel secondo tempo più gioco da parte della formazione della Zenit, più pericolosa però la formazione del Tutto Cuoio. Abbiamo visto subito nel primo tempo un'occasione con Ciravegna ben respinta da Carcani, poi Tutto Cuoio in avanti con due occasioni, una precedentemente l'abbiamo vista, poi con il tiro di Massaro messo in calcio d'angolo da Brunelli. Primo tempo molto equilibrato, succede poco altro. Nel secondo subito un'occasione clamorosa per il Tutto Cuoio con
Rossi che va a calciare, c'è un reclamo per un possibile tocco con un braccio, credo, da parte di Castiello. La palla colpisce comunque il montante e ci saranno proteste da parte di tutto cuore. Poi colpo di testa di Massaro che si mangia davvero un gol clamoroso, perché bastava angolarla, invece calcia praticamente in bocca a Brunelli che si fa trovare pronto. Poi piano piano cresce la Zenit, si fa vedere con Saccenti, si fa vedere con Lunghi, però ancora una volta la migliore occasione capita al tutto cuoio con Rossi con il destro, non è il suo piede preferito, allora qui se la sposta invece sul sinistro ma non riesce ad angolare. Poi arriva il gol della Zenit con questo tocco di Ciravegna davanti a Carcani, e un gol che poi deciderà il match. Di fatto il tutto cuoio poi nel finale non riuscirà, nonostante l'inserimento di Jonathan Campagna, a essere più pericoloso, e quindi arriva la prima sconfitta della gestione Sena, tutto cuoio che non perdeva dal 12 novembre dal derby con la Coiopelli. Allora, questo è l'episodio del dell'autorete, perché è gol di Ciravegna o è autorete, Caglianese? No, è autorete di Solari. È autorete, ecco, infatti, eccola qua. Torniamo indietro, Innocenti, in regia, voglio rivedere l'episodio, anche se è un episodio molto difficile da leggere, perché il direttore di gara ha arbitrato bene, punto. Quando Norci di Arezzo, era davanti a Tiziano Reni, fra l'altro, presidente della CRAB. È stato molto molto bravo. Mi è piaciuto. Questo è l'episodio incriminato. Allora, rallentiamolo piano piano, vediamo. Allora, il tiro è di Rossi, vai pure, vai avanti, ancora. Vediamo la conclusione del numero 11, tanto per capire. La discriminante è il giocatore della Zenit, Moretti, se non vado errato? No, credo sia Castiello. Castiello, vai pure avanti. Questo ancora, ecco, vedi, c'è il movimento con il braccio largo. No, è il secondo, sì, questo qua, Castiello. Vai pure avanti. Si allarga il gomito sinistro. Ancora, ecco qua. E qua però è veramente... E la palla colpisce il montante. Colpisce il palo, c'è il tocco, non c'è il tocco, è davvero difficile. È difficile anche a rivederlo, immagino l'arbitro, insomma. Quindi è un episodio che sicuramente fa discutere, ma contestualizzato all'azione di gioco penso sia difficilissimo da vedere. Sei d'accordo, Privitera? Sì, è veramente difficile, noi siamo qui a guardarlo e non siamo dove ci siamo. Non sappiamo se il tocco c'è, se il tocco non c'è, quindi è stato detto, l'arbitro è stato bravo, quindi diciamo che non era rigore, dai. Caggianese, dalla vostra parte è un episodio difficile da vedere, sinceramente. E anche le immagini, lo guardate stamani e riguardate, se c'è è davvero impercettibile, quindi non credo di dover fare un caso su quella fattispecie. No, onestamente dal campo mi sembrava più netto, nel senso mi sembrava proprio l'avesse presa piena di mano. A rivederlo qui non si vede nemmeno il tocco, quindi non saprei che dirti onestamente. Dal campo avevo avuto la percezione che l'avesse proprio deviata sul palo, sono sincero. E invece no, questo assolutamente no. Allora, c'è questa sconfitta però, Caggianese, insomma, una squadra che vuole vincere il campionato e queste partite insomma deve gestirle meglio. Sì, esatto, stiamo passando un periodo che veniamo da due vittorie e da due pareggi una sconfitta. Bisogna trovare quella compattezza di squadra che abbiamo, perché secondo me abbiamo dei valori e siamo un'ottima squadra, e sono convinto che già dalla prossima domenica ritroveremo la giusta via. È stata una sconfitta contro una squadra forte, perché comunque sia la Zenit la reputo una squadra forte, e in una partita equilibrata dove tutte e due le squadre potevano vincere e hanno vinto loro. La tua griglia playoff include anche la Zenit? Sicuramente sì, la mia griglia nella griglia playoff ci metto Coiopelli, Zenit, Perignano e ora sta rientrando la Massese o Camaiore. Queste sono le squadre che sicuramente hanno i valori tecnici più importanti. Il tutto cuoio vuole la Serie D. Assolutamente, questo è l'intendimento della presidentessa Coia, che tra l'altro la settimana ha preso un altro giocatore, Campagna, sì. Ex Certaldo, ex Ravenna, ex Torres, insomma là davanti fate a sportellate per chi gioca. Siamo ovviamente una squadra che vince il campionato, c'è concorrenza e gioca chi sta meglio. Diletta. Allora. Vai. Se quell'azione fosse stata a favore della Zenit, Settesoldi era ancora a piangere per il rigore non concesso. Come fate a dire che quello non era rigore?
Dai, abbiamo rivisto e rivisto, l'onestà intellettuale. Quello, guarda, il nostro innocente adesso ce lo fa rivedere per l'ennesima volta. Qua possiamo stare una serata a discutere se era o non c'era questo tocco. In un centesimo di secondo devi decidere l'arbitro, è difficilissimo. Quindi io credo che questo sia un non tema della serata. Eccolo qua, guarda, non si vede, proprio se c'è è impercettibile. Il pallone va sul palo, non mi sembra, ecco, non ci sono bracci larghi da poter dire che c'è una volontarietà che porta. Se eventualmente ci fosse stato il contatto, lo possiamo inquadrare comunque su un gesto naturale del movimento del giocatore. Quindi su questo tipo di polemica, sinceramente, questa sera mi sembra che si sia fuori strada. C'è qualcos'altro? Allora vado dall'abate e chiedo, la Zenit è maturata finalmente nonostante le assenze? Beh sì, comunque diciamo che ha recuperato tanti giocatori. Per la prima volta ieri la Zenit aveva scelta in panchina, perché ha avuto la possibilità, a parte l'assenza di Capitan Bagnai, poi comunque aveva recuperato Cera dalla squalifica, aveva recuperato Rosi dall'infortunio muscolare, e in panchina c'era Falteri, c'era Mari, e c'era Luca che aveva giocato la settimana precedente, quindi giocatori potenzialmente titolari per la prima volta, oltre a Gonfiantini. Per la prima volta quindi Simone Settesoldi ha potuto giostrare un organico un po' più ampio e i risultati si vedono sicuramente. Andiamo a scegliere il migliore in campo di questa gara. Mattia Cagionese, secondo te chi ha scelto l'enigmatico Labate? Non saprei, ora io onestamente, a me è piaciuto molto Puleo, mio difensore centrale, perché non ha sbagliato niente, quindi io sceglierei lui. Vediamo chi ha scelto Andrea Labate, migliore in campo. Ha giocato molto bene Puleo, però vado a premiare un giocatore della squadra che ha vinto, vale a dire Alessandro Cela, che da difensore centrale della Zenit Prato davvero non ha sbagliato un intervento, ha giocato una partita perfetta. E poi insomma aveva dei brutti clienti, no? Come si dice in gergo. Andiamo in sala stampa, cominciamo dall'analisi di Simone Settesoldi, l'allenatore della Zenit Prato. Via! Sì, sta una partita dove le squadre sono equivalse, una per una cosa, una per un'altra. Abbiamo avuto l'occasione noi clamorosa con Ciravegna nel primo tempo, l'hanno avuta loro, lo stesso il centravanti che ha tirato addosso anche lui a Brunelli. E poi secondo me in quel momento lì in cui abbiamo fatto gol abbiamo spinto di più, eravamo più brillanti, la squadra ci credeva e questo mi fa enormemente piacere, perché siamo riusciti a battere una grande squadra. Ecco, una giornata nella quale viene sconfitta la prima, la seconda, la terza e la quarta in classifica, cosa vuol dire, mister? Vuol dire, come si è sempre detto e te lo sai benissimo, che questo campionato è un campionato equilibratissimo, nel senso che comunque ci sono quelle 7-8 squadre, si equivalgono tutte, chi più chi meno, e quindi tutte le domeniche sarà una battaglia, e anche noi domenica andiamo alla Pro Livorno e sicuramente non sarà facile fare risultato anche lì. Ecco, dopo i risultati di oggi cosa cambia per il finale di campionato della Zenit? Si guarda un po' più in alto o l'obiettivo restano i playoff? Io, come ti ho sempre detto, la squadra è stata ringiovanita, rinnovata, e quindi era un rebus vedere di rifare un campionato importante come l'anno scorso. Ci stiamo riprovando in un girone difficile, non cambia niente, la nostra squadra deve lavorare per quell'obiettivo di arrivare nelle prime 5 per fare un qualcosa di importante anche quest'anno. Soddisfatto Simone Settesoldi, che sta facendo un lavoro davvero straordinario con una rosa sicuramente molto molto giovane. Mattia Cagionese, sei mai stato vicino al ritorno alla Zenit Prato? Dici la verità. No, mi hanno contattato quando sapevano che venivo via da Figline, però non c'è stato quel contatto giusto, diciamo, nel senso abbiamo parlato, però non c'è stata. Sono stati più convincenti a Pontegola. Andiamo esatto. A sentire adesso le dichiarazioni del tecnico del Tutto Cuoio, Nicola Sena. Via. Sono le classiche partite che poi gli episodi cambiano la partita. Primo tempo molto equilibrato. Secondo tempo uguale, poi noi abbiamo avuto nel momento migliore nostro, abbiamo subito il gol, perché comunque abbiamo avuto tre occasioni abbastanza importanti dove non siamo riusciti a segnare. Poi è chiaro che hai visto un cross apparentemente no, con un autogol e perdi la partita. Poi voglio anche rivedere l'episodio dopo pochi minuti del primo tempo, dove abbiamo preso il palo, che sembra ci sia un tocco di mano, però insomma
queste sono situazioni che poi a volte ti vanno a favore, a volte a sfavore, però comunque ho visto una squadra viva, una squadra che ha fatto di tutto per vincere la partita e purtroppo arriva e torna a casa con un pugno di mosche in mano. Questa quindi l'analisi di Nicola Sena, che esce sconfitto quindi dal campo della Zenit Prato. Diletta, ancora vai. Zenit, adesso dobbiamo rifare il risultato anche fuori casa. Eh sì, adesso la Zenit deve trovare maggior continuità. Che non fuori casa, veniva da tre pareggi consecutivi in casa, fuori invece aveva vinto, quindi insomma diciamo fuori casa finora Zenit non sta da dire. Bene. Perde anche la Cuoiopelli. Perde la Cuoiopelli, battuta dal Fucecchio nel derby. Vediamo il gol decisivo di Andreotti, il calcio di rigore che ha dato la vittoria al Fucecchio. Cuoiopelli che settimana aveva fatto il super botto con l'arrivo di Mattiello, ex giocatore che ricordiamo anche nella massima serie. E allora è proprio un campionato pazzerello questo. Un campionato pazzerello, questa poi era un derby particolare. E parlavo oggi con il presidente Fucecchio, Luca Lazzari, che saluto, che mi diceva, tra l'altro il Fucecchio in 10 uomini dal quinto del secondo tempo, ha rimontato perché vinceva la Cuoiopelli 1-0, ha rimontato il Fucecchio fino a trovare il gol del 2-1 proprio all'ultimo minuto su calcio di rigore. Il Fucecchio non vinceva il derby di campionato contro la Cuoiopelli, che è il derby più sentito fra Fucecchio e Cuoiopelli, addirittura dal 1994, quindi è passato quasi 30 anni senza una vittoria nel derby. Diciamo in anche campionato. I marcatori di questa gara molto bella: Viola, Rigirozzo e poi abbiamo visto il rigore di Andreotti. Insomma, una vittoria che chiaramente incide sulla classifica. E fa un favore al tutto poi. È una vittoria storica. Comunque sia, lì c'è il conciario, perché Fucecchio, Cuoiopelli, tutto cuoio, insomma sarà veramente una sfida davvero appassionante. Cos'ha in più del tutto cuoio la Cuoiopelli? No, sono un'ottima squadra anche la Cuoiopelli, e sicuramente ci contenderanno il campionato fino alla fine. Secondo me la differenza la faranno gli scontri diretti, chi vincerà più scontri diretti poi alla fine vincerà il campionato. La scelta di Mattiello dalla massima serie all'eccellenza, come la leggi, l'abate? Ma più di un anno, una serie di infortuni molto gravi. Esatto, molto gravi, uno abbastanza noto, se andate su YouTube lo trovate anche, lo scontro con Nainggolan che gli procurò meglio la fattura. Meglio non vederlo, guarda, di perché è veramente brutto. Però insomma 70 gare in Serie A per Mattiello, che formalmente è un terzino destro o esterno di centrocampo destro, ma probabilmente al 99% verrà utilizzato da centrale, considerando oltretutto che la Cuoiopelli è sempre senza Colombini, lo sarà fino alla fine del mese, e senza Bagnoli, il difensore centrale diciamo di riserva, squalificato per tre turni. Con tutto il rispetto, uno che viene da 70 gare in Serie A, in eccellenza gioca dove vuole. Sì, ma poi non 70 gare in Serie A 10 anni fa, 70 gare in Serie A fino a 2 anni fa, poi ha giocato nella Serie A olandese, nel Goelde. Può fare centravanti, però può fare terzino. Però un anno che non gioca una partita. Questo è un altro punto interrogativo. Il tema importante è che è nativo di Barga, fra l'altro giocatore garfagnino, non gioca una partita da dicembre del 2022. Sarà un bel, diciamo, un giocatore da scoprire e da seguire con grande, grande interesse. Torna a vincere il Lanciotto, che settimana aveva fatto rivoluzione tecnica via Secci a Riva Guidi, battuto la Frates Perignano per 1-0, una vittoria davvero importante grazie al gol di Bini al 29esimo. Ti aspettavi, Caggianese, un risultato di questo tenore dopo che la Frates, il nuovo allenatore Colombini, sembrava partita a mille? No, onestamente che il Perignano perdesse non me lo aspettavo, però come ho detto prima è un campionato equilibrato e ogni domenica devi lottare la partita, devi essere sempre al 100%, perché sennò tutte possono fare punti con tutti. Ecco qua il gol di Bini, che ha deciso il match, il gol di Bini. Una vittoria pagata a caro prezzo dalla Lanciotto, perché si è infortunato purtroppo in maniera molto grave Gregorio Mazzanti, che è il capitano difensore centrale della Lanciotto, con la frattura scomposta dell'ulna del braccio sinistro. A Gregorio facciamo veramente un augurio di cuore di rivederlo presto in campo. Stanno valutando se operarlo o meno, credo, per eventualmente ridurgli più velocemente i tempi di recupero, però è chiaro che è
probabile che la sua assenza arrivi fino al periodo pasquale, considerando che l'Eccellenza non giocherà non solo la domenica di Pasqua ma anche la domenica precedente per il torneo delle regioni. E facciamo ovviamente un grosso augurio a Gregorio Mazzanti. È una vittoria importante, la batte quella del Lanciotto con l'arrivo di Guidi in panchina, che è una scelta che leggi come? È un allenatore diverso rispetto a Secci. Secci è un allenatore sicuramente più attento alla tattica, più attento alla disposizione in campo. Marco Guidi è un allenatore di carattere, un allenatore che va sulla motivazione dei giocatori, e forse durante la stagione, a questo punto della stagione, serviva questo alla Lanciotto. Marco Guidi, che ha cominciato la stagione all'Asta Taverne nell'Eccellenza Girone B e che quindi può allenare nell'altro girone di Eccellenza. Io secondo me sto prendendo un po' il capo con tutti questi cambiamenti, insomma ormai è diventato un mercato sempre aperto, si comincia anche per gli allenatore, una volta lo succedeva. Da una parte si finisce da un'altra, vabbè. Allora, Diletta, vai. Lanciotto, una vittoria importante per mantenere accese le speranze. Bene, adesso andiamo a vedere il Camaiore, che invece torna a vincere, batte il Montespertoli per 2-0, via quindi alle immagini anche di questa gara decisa dalle reti di Amico e di Imbrenda nel finale gol sul calcio di rigore. Gol dell'ex. Ecco qua, vedete il campo di Camaiore inzuppato di pioggia perché è piovuto tanto, tra l'altro poi sarà oggetto di rifacimento completo il manto erboso di Camaiore, perché c'è un campo bellissimo a Forte dei Marmi, c'è un campo stupendo a Seravezza, e insomma noi a Camaiore non volevano essere da meno, adesso quindi a Forte dei Marmi in erba naturale, a Seravezza in erba sintetica. Assolutamente, qua verrà rifatta sempre in erba naturale. Allora, Caggianese, questo Camaiore intriga perché è una bella squadra. Camaiore secondo me a livello di rosa è una delle migliori. Hanno perso molti punti, però oggettivamente andare a incontrare il Camaiore è dura per tutti, perché il Camaiore, come ho detto, è una squadra molto forte. Ti aspettavi questa sconfitta del Montespertoli, che ormai è diventata la rivelazione del campionato, è sempre lì in zona playoff e non ci doveva essere, tra quelle insomma che era stata creata ovviamente con altri presupposti. No, però penso che se sono lì non sono lì per caso, nel senso che dopo diverse giornate sono ancora lì, vuol dire comunque qualcosa hanno, però come ho detto andare a incontrare il Camaiore in casa loro non è semplice, perché comunque secondo me a rosa sono una delle migliori e capisco che possa essere difficile, quindi capisco anche la sconfitta del Montespertoli. Eh sì, è una giornata davvero piena di emozioni, e con il Camaiore che fa questo risultato andiamo alla Abate, che mi sembra importante perché sfrutta, no, lo stop delle prime quattro. Eh sì, rientra quindi in zona playoff, o quantomeno avvicina, a questo punto è l'obiettivo minimo, no, della società versiliese, che era partita con grandi obiettivi, lo dissi fin dall'inizio. Secondo me a livello d'organico il Camaiore io lo preferivo anche a tutto quello che Opelli e Perignano, che erano le altre tre grandi favorite del girone A di Eccellenza. Poi ha avuto mille problemi e con poi il cambio di allenatore, è andato via Polzella, è arrivato Pietro Cristiani, con Pietro Cristiani c'è stato il cambio di marcia, la squadra è ripartita, poi ha avuto un nuovo stop e quindi manca ancora qualcosina per poter mettere le radici, come si dice, in zona playoff. Comunque è una squadra che anche nel mercato di dicembre si è mossa e si è data da fare, prelevando Imbrenda proprio dal Montespertoli. Il fallo che ha originato il calcio di rigore, questo è il calcio di rigore, non c'è dubbio, insomma questo è uno di quei rigori solari, no, sul quale non si discute. Vediamo la realizzazione di Imbrenda per il 2-0. Possiamo rientrare in studio e a questo punto ci andiamo a vedere questo 3-2 dello Sporting Cecina sul Val di Nievole Montecatini. Apriti cielo, spalanca di terra, perché? Via le immagini e poi ne parliamo. 3-0 del Cecina, vediamo le tre reti del Cecina, che apre le marcature con Scherma. Poi c'è il raddoppio del Sporting con Rovini. Autorete in realtà di Ba. Ecco. E poi ancora Scherma va a segnare la terza rete, sembra fatta. Si, guardate il portiere del Montecatini, che abbatte il proprio compagno di squadra. Infatti, e siamo sul 3-0, partita finita, ma neanche per idea, perché arriva Ba
che aveva disfatto e ora invece fa, perché riesce a segnare la rete, eccolo qua, il gol di Ba, 3-1, siamo al 70esimo, all'80esimo arriva il gol di Pratesi e si va sul 3-2, tanto l'esultanza di Ba, ecco Pratesi che realizza con questa bella girata il gol di 3-2. Arriva anche il gol del 3-3, ma viene incredibilmente annullato. Adesso ve lo faccio vedere, c'è l'uscita del portiere, il gol del giocatore del Val di Nievole Montecatini, l'arbitro annulla. Bibai, sì, ha annullato il gol al Jersey Bibai. Quindi a questo punto rivediamo, vedete che il portiere va a scontrarsi con un suo giocatore. Quindi Bibai da terra se lo ritrova lì, ma non c'entra niente. L'arbitro annulla il 3-3 che era regolare. Chiedo a Innocenti di rivedere questa azione finale, cortesemente, perché voglio sentire Mattia Privitera. Allora, questo è l'episodio, vedi, il portiere va a cercare la palla, il giocatore del Montecatini non interviene in nessuna maniera perché si va a scontrare con il suo compagno, pallone cade a terra, quindi il giocatore del Montecatini in questa fase è assolutamente, diciamo, spettatore non pagante e la mette in fondo al sacco. Gol annullato, anche se con istante intellettuale non è semplice, no? Leggere questo episodio. Allora, rivediamo il fotogramma precedente dove c'è l'azione un po' più allargata, Innocenti, perché ti voglio far vedere, quindi quella, ecco, vedi, l'arbitro aveva già fischiato prima che Bibai mettesse la palla in rete, vedi? Ecco qua, l'arbitro che è ben posizionato, vedi, ha una visuale perfetta, vai pure avanti. L'arbitro, vedi, fischia già prima che la palla entri all'interno della rete. Eccolo qua, vedi, l'arbitro aveva già detto no, c'è fallo. L'analisi di Privitera, gol giusto da annullare, sì o no? Secondo me qui l'errore dell'arbitro c'è, perché comunque si vede che lo scontro tra il portiere e il difensore del Cecina sarebbe stato un 3-3 rocambolesco, però secondo me qui c'è l'errore dell'arbitro. Allora, Caggianese, come la leggi? Ma anche secondo me qui l'arbitro ha sbagliato. Ora, magari a velocità normale non se ne è reso conto, ma il portiere va a scontrarsi con un giocatore della sua squadra. Il giocatore del Montecatini si trova lì la palla, e stava anche fortunato, però lui oggettivamente non c'entrava nulla, quindi secondo me ha sbagliato l'arbitro. Ah, cioè, si è ritrovato in questa situazione, questo è un errore, ma è un episodio, guarda, io con l'abate voglio dire questo, è un episodio e quindi bisogna circoscriverlo all'episodio, perché non è, diciamo, facile in tempo reale decriptare l'accaduto. Noi l'abbiamo fatto dopo aver rivisto e rivisto e rallentato l'episodio. Io sempre valuto un direttore di gara dalla condotta generale della gara, non dall'episodio singolo, che anche in questa circostanza ha sbagliato, non c'è dubbio, però è molto difficile da vedere anche se era ben posizionato. Concordi? Assolutamente, quello che conta è anche quello che guardano i vertici arbitrali, specialmente in queste categorie, è la gestione, no? La gestione totale dell'andamento del match. E poi è chiaro che se si parla di Serie A e di Serie B si sta delle ore a parlare di un rigore, un centimetro più avanti, un centimetro più dietro, discussioni anche abbastanza stucchevoli per quanto mi riguarda. Niente, abbiamo fatto vedere l'episodio, è chiaro l'errore dell'arbitro, finisce lì secondo me, punto, basta. La Massese vince Ponte Buggianese, non segna Buffa, è una notizia. Però va a vincere una partita importante, il gol è di Zavatto al 17esimo, dovrebbe essere questa la rete che decide il match. Poi c'è anche un gol, questo, gol annullato, eccolo qua il gol di Zavatto che decide il confronto. Questa Massese cos'è, Caggianese? No, la Massese è un'ottima squadra che sicuramente aiutata dall'arrivo di Buffa, che da quando è arrivato sta facendo gol se non tutte le domeniche quasi, e ora è rientrata in zona playoff e sicuramente, almeno secondo il mio punto di vista, starà lì fino alla fine. Ponte Buggianese sarà il vostro prossimo avversario, come lo vai a inquadrare? Ponte Buggianese è una squadra che può far bene con tutti, se non ricordo male la scorsa ha pareggiato alla Zenit due partite fa, quindi è una squadra da prendere con le molle, bisognerà andare in campo con la voglia di riscattarci dal risultato negativo di domenica e bisognerà vincere in tutti i modi.
Vedremo gli sviluppi con una settimana che si preannuncia anche molto calda per quanto riguarda il tutto cuoio, perché ovviamente la panchina di Nicola Sena è attenzionata, ci sono delle verifiche in corso da parte della presidentessa Paola Coia, c'erano degli allenatori a seguire la partita diciamo allo stadio Bruno Chiavacci, vedremo le decisioni della società di Ponte Egola, però in questo momento la panchina di Sena è a rischio, dobbiamo evidenziarlo, poi sarà la società a decidere se proseguire o meno il rapporto con il tecnico ex Real Forte Querceta. È il momento di fermarsi, spazio di pubblicità, poi quando torniamo abbiamo da fare tutta l'eccellenza a Girone B con le immagini, dobbiamo parlare nuovamente con Mattia Prividera perché abbiamo la vittoria del Terranuova alla Lastra, abbiamo le immagini un po' da ogni dove e poi facciamo pure la promozione con i tre gironi dove ci sono tante sorprese. Ci fermiamo, pubblicità e torniamo subito. Ripartiamo con il gioco è fatto, andiamo in eccellenza, Girone B, c'è Privitera che è pronto perché lui non sa a cosa pensare, sia alla Coppa o sia al campionato, è qui che si sta cervellando, ogni tanto guarda la Coppa, poi torna a pensare al campionato, vediamo i risultati in classifica. Fogliano Scandicci 0-2, Rufina Signa 0-1, 0-0 tra Castiglionese e Collegiana, 1-1 tra Firenze Ovest e Sinalunghese, Fortis Club Asta 2-3, Lastrigiana Terranuova 1-2, Siena che batte il Pontassieve 3-0 e il Mazzola che batte la Rondinella 1-0. In testa alla classifica Siena 57 punti, Signa 45, Terranuova 43 e Scandicci 42. Chiude invece l'Audax Rufina quota 22, Firenze Ovest 17 e Pontassieve 13. Lasciamo un attimo la classifica, beh, Siena è a parte, ma la griglia playoff è già pronta. A questo punto Signa, Terranuova, Scandicci, Valentino Mazzola. Ragazzi, 4 punti di vantaggio Valentino Mazzola. Vabbè, ma i 42 punti dello Scandicci contro i 33 del Foiano mi sembra che siano un bottino rilevante. Sicuramente ora nelle ultime due partite, tre, c'è stato appunto diciamo questo stacco. Domenica il Mazzola ha vinto la Rondinella e il Foiano mi sembra sia due o tre partite e non vince, quindi anche i 4 punti fanno sicuramente Signa, griglia noi fatta. E Scandicci siamo le indiziate, dai. Griglia fatta. Il Siena dovrebbe vincere, ecco. E il Siena dovrebbe vincere. Allora partiamo dal Siena, così ce lo togliamo subito, C'erano le proteste dei tifosi per lo stadio, insomma, che ovviamente fino alla fine della stagione staranno a giocare alle badesse. Batte il Pontassieve per 3-0, grazie ai gol di Achi, Cavallari e Boccardi. Vabbè, era abbastanza scontato, era un testa-coda del campionato. Con l'ex presidente del Siena che si è preso la Victor San Marino. Pensate, quindi, insomma, ci sono mi dispiace per gli amici della Victor San Marino. Sì, insomma, sinceramente qualche perplessità lascia tutta questa vicenda, ma questo è un altro tema. Il Siena ha vinto perché era nettamente più forte, Privitera. Sicuramente hanno un organico. O l'avete lasciato andare? Lunghissimo. Magari sicuramente c'è stato anche colpa nostra, dello stesso Scandicci, che magari abbiamo perso qualche punto di troppo per strada. Sicuramente è una bella realtà, è una bella squadra. Sinceramente, noi ci abbiamo perso due domeniche fa, non meritavamo, però. Hanno 57 punti, quindi si può dire niente. Non si può dire niente. Soltanto ecco, bravi, sì. Chapeau, perché ragazzi, vincere in qualsiasi categoria, dalla terza alla Serie A, è difficilissimo. Vincere poi, è la cosa più difficile. Considerando il 25 agosto, non c'era un giocatore, ecco, insomma, quindi voglio dire, lavorone, dai. Secondo me, abbiamo avuto l'esempio negli anni scorsi dello stesso Livorno, no? che partì dall'estate, fece la squadra, eppure ha sofferto fino alla fine per vincere il campionato. Il Siena, no, il Siena,
obiettivamente, non ha sbagliato un giocatore, tant'è vero che poi nel mercato di dicembre non ha preso un giocatore di fatto, il Siena, perché la squadra fatta a settembre quella è e con quella va in fondo, quindi ma sono convinto i complimenti vanno soprattutto secondo me al direttore sportivo Guerri. Assolutamente, bravo Guerri, che salutiamo. Secondo me con questa squadra, con pochi innesti, fa bene anche la Serie D. Sono d'accordo, perché sì, è veramente una squadra se trova le quote bene, buone, secondo me l'anno prossimo è una squadra bene, già abbastanza pronta. L'allenatore per la categoria c'è, perché Magrini comunque è un buon allenatore. Assolutamente. Quindi insomma penso che ci siano le basi, sono costruite le basi per fare un percorso virtuoso. Lo Scandicci vince a Foiano, quindi quello che diceva Previtera viene avvalorato via le immagini anche dal campo, cioè lo Scandicci mette fuori il Foiano dalla corsa per i playoff con una vittoria importante, con i gol di Meucci e La Rosa. Per lo Scandicci quindi un'iniezione di fiducia importante, per il Foiano insomma comunque rimane un campionato al di sopra delle aspettative. Analisi che condividi, l'Abate? Ma sai, l'appetito viene mangiando, onestamente gli ultimi mezzi passi falsi del Foiano un po' mi hanno deluso, perché ero convinto che la squadra potesse stare fra le prime 5 fino alla fine. È anche vero che se guardate le immagini di sabato io la partita l'ho vista integralmente e nel primo tempo Scandicci ha di fatto un'occasione, il Foiano ne crea almeno 4-5 limpide e non riesce mai a trovare la via del gol. Quindi, sai che il calcio non è pugilato, non no, esatto, però gol, no, volevo dire che non hai punti. Volevo dire che il Foiano ha perso sì con lo Scandicci, ma non è una squadra che è in crisi, una squadra che non ha gioco, una squadra che fatica. Non finalizza. Però sabato gli mancava Adami, che era ancora squalificato, che visto l'apporto che ha dato nel girone d'andata, chiaramente questo è quello del vantaggio di Meucci. E dicevo appunto, mancando Adami, con Betti spostato al ruolo di punta centrale. Betti che è un ottimo giocatore, ma non è mai stato un goleatore da 15-20 gol l'anno, sicuramente qualcosa. Questo è un bel gol di Meucci. È mancato. E poi un gol simile farà La Rosa nel secondo tempo. Per quanto riguarda lo Scandicci, secondo me c'è da sottolineare il fatto che ha recuperato giocatori importanti, perché La Rosa praticamente quest'anno non l'aveva mai avuto, lo Scandicci praticamente fin dall'inizio ha avuto problemi fisici ed è rientrato proprio praticamente questo sabato, è rientrato anche Menini dall'infortunio, quindi ha ritrovato i due difensori centrali titolari lo Scandicci. Non è un caso quindi che con il Foiano probabilmente non abbia preso gol, proprio perché ha trovato la cerniera difensiva preferita, quella studiata fin dall'estate scorsa da Davitti, e quindi è riuscito. Chiaramente non ha il miglior Vezzi, questa è un'assenza, cioè nel senso il giocatore c'è e gioca, però fisicamente non sta benissimo, per un problema alla caviglia, e questo sicuramente fa perdere un po' di pericolosità offensiva forse allo Scandicci. È tutto sulle spalle del Pela, anche come gioca adesso Ventrice con una punta sola e tre trequartisti a sostegno, chiaramente è fondamentale che la finalizzazione poi arrivi da Niccolò Del Pela. E questo è il gol di La Rosa, lasciato un po' libero dalla difesa del Foiano, 2-0, che chiude definitivamente i conti nell'anticipo di sabato, anticipo che si è giocato anche per permettere il famoso carnevale di Foiano, che è uno dei più antichi d'Italia. Possiamo rientrare in studio e darci a vedere invece la vittoria dell'asta sul campo della Fortis Juventus. Via le immagini, perché insomma è una vittoria importante in chiave salvezza, con la Fortis che si mangia le mani, il rigore di Doka, poi Piazze, Zoppi, ancora Doka e Mazza per determinare appunto questa gara. Penso che l'asta insomma non voglia sicuramente abdicare. Fermiamoci un attimo, Innocenti, regia, dimmi la base. No, dicevo, ci sono state molte proteste su questo calcio di rigore? Non solo su questo calcio, di rigore mi sembra inesistente, perché c'è il rinvio del giocatore della Fortis. Allora rivediamolo cortesemente se è possibile, cercando di rallentare. Ma Serotti che rinvia. Allora vediamo. L'attaccante dell'asta calcia la gamba di Serotti e calcio di rigore mi sembra veramente inesistente. Molto generoso. Poi ci saranno due rigori richiesti dalla Fortis successivamente, apparsi abbastanza netti, insomma è una partita dai tanti episodi e che ha lasciato molto amaro in bocca alla società mugellana, che era in un momento positivo, che se avesse fatto risultato ieri con l'asta secondo me metteva una bella ipoteca sulla salvezza. E invece primo tempo termina 1-0 con il rigore di Doka. Esatto, poi nel secondo tempo è brava la Fortis a rimontare, Fortis che però non aveva né Salvadori né Gurioli, e poi si vedrà la mancanza di esperienza nella rimonta finale da parte del pareggio di Piazze.
da parte dell'asta con la difesa della Fortis che non si muove nel miglior modo possibile in occasione del 2-2. Poi arriva appunto il sorpasso da parte della Fortis. A questo punto la Fortis aveva in mano il match, gol del difensore del terzino destro della Fortis, Zoppi in gol. Poi c'è qui la difesa della Fortis che obiettivamente non si muove nel miglior modo possibile, consente a Doka il gol del 2-2. Ciononostante poi arriverà addirittura il gol finale di Mazza, che è stato il migliore in campo per la formazione senese ieri al Romanelli di Borgo San Lorenzo. Vittoria pesantissima per l'asta, considerando oltretutto che la Lastrigiana ha perso, che la Rufina ha perso, quindi sono tre punti pesantissimi per la formazione senese, che, lo ricordiamo, lì in basso è stata l'unica a fare davvero mercato nel mercato appunto di dicembre. E si vede, no? La Rufina è rimasta la solita, la Lastra è rimasta la solita e i punti adesso li sta facendo l'asta. Adesso andiamoci a vedere proprio la Lastrigiana che perde in casa con il Terranova Traiana. Prima delle immagini, però, vi ricordo che il Signia, grazie a una rete di Pampalone, acquisto importante del Signia, l'ex capitano del Certaldo, riesce a battere in trasferta l'Audax Rufina. Andiamo alla Guardiana, allora Privitera, una vera rivoluzione perché 8 protagonisti della Coppa in panchina, avete una super rosa, Ortiz grande protagonista, insomma avete anche una squadra camaleontica. È stato appunto sì, come dicevo già prima, ci sono stati 8 cambi, però la differenza non si è vista più di tanto. Fortunatamente Juan Ortiz ha trovato la doppietta, in campionato ancora non ha fatto gol, quindi per noi è importante. Anche, ti fermo un attimo perché c'è il calcio di rigore che porta avanti la Lastrigiana, ce lo commenta il nostro Labate. C'è un tocco di mano. Torniamo indietro, Innocenti, lo rivediamo un attimo, poi vediamo la trasformazione. Prego. Tocco di mano da parte del giocatore con la maglia numero 5 del Terranova, involontario ma un parso netto con l'arbitro molto vicino, che assegna appunto il calcio di rigore alla formazione della Lastrigiana, che passa in vantaggio con il gol di Cristian Palai. Vai pure avanti con tutti gli highlights, poi ovviamente terminerà la sua analisi Mattia Privitera, prego. Terranova prova a reagire prima con una punizione di Tarai, poi ancora Lastrigiana pericolosa con questa incursione col cross da sinistra, Terranova a fare la partita, chiaramente a cercare il gol del pareggio, lo sfiora alla fine del primo tempo con la girata di Cepodomo, poi dopo una bella azione di Del Pela per la Lastrigiana proprio in apertura del secondo tempo, è la Terranova che prende in mano il match e nel giro di 2 minuti la doppietta, come diceva prima Mattia, di Ortiz Lopez, che prima all'ottavo segna il gol del pareggio sotto misura, e eccolo qua il tocco proprio sotto misura del centravanti argentino, e poi passano 120 secondi e arriva il sorpasso della formazione valdarnese ancora ad opera del centravanti argentino, ancora bravo in area piccola a farsi trovare lì dove un centravanti deve stare, vale a dire a dominare appunto gli ultimi metri delle l'area di rigore, e la Lastrigiana non ci sta, si prova a buttare avanti, ma chiaramente non è facile trovare spazi con un Terranova estremamente organizzato in zona difensiva, che ha una difesa di grande livello, e l'ex Giona Fedele che si dimostra decisivo anche in questa occasione, prende una botta non da poco su questa uscita, vedete un botta alla bocca per Giona Fedele, che ha difeso la porta, come ricorderete, della Lastrigiana per 2 stagioni fino a vincere anche i playoff nella finale contro il Signa delle Due Strade di 2 anni fa, e Astigiana che ci prova fino alla fine ma non troverà mai veramente l'occasione buona per poter vincere, per poter trovare il pareggio, quindi viene sconfitta e vede la propria posizione di classifica peggiorare. Domenica c'è Asta Lastrigiana, se non ricordo male, decisiva. Partita veramente decisiva per entrambe. Privitera, vittoria meritata della squadra che rappresenti del Terranova Traiana, grazie alla doppietta di questo Ortiz, che ancora dobbiamo cominciare a conoscere, insomma, un biglietto da visita importante. Sì, dai, meritata, perché comunque la Lastrigiana è partita meglio, infatti abbiamo preso subito il gol, poi diciamo ci siamo riorganizzati, abbiamo avuto 2-3 occasioni per pareggiare già nel primo tempo. Nel secondo tempo poi abbiamo legittimato, comunque abbiamo trovato queste due azioni dove Juan ha fatto appunto gol, e niente, poi dopo non abbiamo sofferto più di tanto, abbiamo avuto anche la possibilità di fare il 3-1 con Marini e magari qualche altra azione, però ecco, diciamo la vittoria è meritata. Vi ha condizionato dover giocare nell'impianto molto ristretto della Guardiana, voi che siete abituati, insomma, a giocare in spazi sicuramente più ampi?
Sicuramente è un campo difficile, ma lo è ormai da tanti anni. In tutti gli anni andiamo a giocare alla Guardiana, non è un campo sicuramente facile, perché appunto è che altro è corto, non è tanto stretto, però è corto, e poi anche il manto ora non è proprio al top, però diciamo, dai, fa parte della fa parte della categoria, assolutamente. Questo è davvero un aspetto molto importante. Chi è stato secondo te il migliore in campo di questa gara? One, dai, doppietta e bomber, è giusto, se la merita. Allora, non so, non c'è l'abate, c'era il nostro Edoardo Novelli, quindi può darsi anche che abbia dato la palma a Ortiz. C'ero io sicuro, perché uno fa doppietta e si vince 2-1. Io non mi metto neanche a pensare, per me è lui il migliore in campo. Chi avrà scelto Edoardo Novelli? Vediamo. Scuola Masi e scuola vincente, il migliore in campo è Ortiz Lopez, opportunismo e rapidità d'esecuzione nei due gol, sui palloni alti tutte le spizzate di testa sono sue e Sacconi può riposarsi tranquillo. Sicuramente un ragazzo interessante, l'ho visto quando è entrato in Coppa, insomma uno che... Infatti è l'unico che aveva già alzato la Coppa Italia di categoria. Abbiamo vinto in Sardegna, esatto. se non vado errato, non ricordo il nome, Budoni forse, esatto. con il Budoni, visto perché Novelli ci aveva raccontato tutto in cronaca, e mi sembra un giocatore, Primitera in 30 secondi, che fa riparto, uno di quei giocatori che insomma riempie l'area. E questo mi sembra un valore aggiunto non da poco, perché ha caratteristiche diverse sia ovviamente a Sacconi che a Massai. Sì, viene anche spesso a giocare con la squadra, ci dà un bel appoggio, e poi in area si fa sentire, fisicamente c'è, quindi attacca bene l'area, saremo noi e dovrà essere bravo lui a buttarla dentro e noi a creargli le occasioni giuste per segnare. Sicuramente sia Massa che è capocannoniere della squadra, che Sacco, sono giocatori che... Io non vorrei essere Beccattini, perché là davanti... O forse sì, però insomma, sai, Caggianese lo sa che anche loro davanti sono messi bene, ma con Massaro, con Rossi, con Caggianese e con Campagna, ma lì davanti, ragazzi, avete giocatori importanti come Sacconi, Massai, Marini, Ceppolomo, Tafly, ci giocano 11, insomma. Quindi non sarà però si gioca domenica mercoledì, vero? Sapeva la società. Dovrei essere bravo a gestire questo turnover, anche se, e questo è un punto interrogativo, turnover paga? Non lo so, io qualche dubbio ce l'ho sul turnover, per me gioca sempre quelli più forti. Sei d'accordo, Caggianese, o tu sei per il turnover puro? Che un conto è giocare alla Lastrigiana, con tutto il rispetto per la Lastrigiana, e un conto ovviamente affrontare avversari più strutturati. No, io credo che... Sei per il turnover? No, nel senso che io farei sempre giocare quelli più forti. Poi, ovviamente... Qui c'è l'imbarazzo della scelta. Se giochi, hai una rosa talmente profonda, giochi mercoledì, domenica, mercoledì, puoi permetterti anche di fare turnover. Certo. Assolutamente, non faccio la domanda a Privitera, tanto so cosa mi risponde, basta che giochi io, poi adesso va tutto bene. Questa tanto è la risposta dei giocatori, classica. Diletta, vai. Signia, Scandicci e Terranuova, già tutte con un piede nei playoff. Assolutamente, e adesso andiamoci a sentire l'intervista con Marco Beccattini, l'allenatore del Terranuova Traiana, via. Oggi per Terranuova era la 30ª partita ufficiale. Mercoledì abbiamo fatto una finale dove a livello mentale abbiamo sprecato tante energie, e oggi, cambiando 8-11, la squadra ha risposto bene. Quindi penso per gli allenatori sia la soddisfazione più grande che ci sia. Poi fare più cambi, sì, è vero, è un rischio che ci siamo presi, però è un rischio secondo me da prendersi, pensando anche a mercoledì ci sarà nuovamente la Coppa, l'ottavo di finale. E quindi, siccome teniamo anche a quella manifestazione, penso che sia giusto prendersi qualche rischio, ma fa 4 sostituzioni al 50esimo. Certo, e anche perché comunque una classifica che ormai i playoff sono quasi cosa fatta. Ci siamo detti dentro lo spogliatoio, se vuoi provare questa impresa ardua, andare avanti in tutte e due le competizioni. È ovvio che si sa che da una competizione si può uscire da un momento all'altro, e quindi bisogna avere la forza di rimanere attaccati in classifica, e perché se non mi sbaglio oggi siamo quarti in classifica.
un occhio alla Coppa, un occhio ai campionati, playoff che sono abbastanza indirizzati, un ipotetico turnover. L'importante è non fare confusione, con tutto, guardare qua e guardare là. Adesso andiamoci a sentire invece un allenatore che a me piace tantissimo, che è Alessandro Gambadori, l'allenatore della Lastreggiana, perché ragazzi, con questa squadra, con questo organico, sta facendo un gran lavoro. Bisogna sempre pesare la rosa a disposizione. L'analisi di Gambadori. Del Terranova non lo scopro di certo io, sicuramente è una buona squadra. Per quanto riguarda la mia squadra, io credo che oggi abbia fatto la partita che doveva fare, abbiamo creato occasioni, loro abbiamo sbagliato un'uscita, perché secondo me il primo gol c'è anche la bravura dell'avversario in uno contro uno che mette dentro palla, quindi il secondo gol sicuramente ci sono stati degli errori da parte di me, però la mia squadra oggi ha fatto una grande partita contro una grande squadra, come ha detto lei, perché non risente dei cambi e quando cambia forse è ancora più forte, ma questo noi lo sapevamo, il nostro campionato è questo, passa attraverso anche queste partite e queste sconfitte, perché poi bisogna analizzarle in modo positivo, e sappiamo bene che domenica andiamo ad affrontare una squadra che oggi ha vinto con la Fortis Juventus, è uno scontro diretto per noi. Insomma, ci sarà da divertirsi, domenica 15 c'è questa sfida tra l'Asta e la Lastreggiana, insomma veramente che promette scintille. Andiamo adesso alla promozione, girone A, con la nostra Diletta che è pronta a leggerci i risultati di classifica, qua il Viareggio saluta e se ne va, mi sembra abbastanza chiaro. Diletta. Allora, Pietrasanta Monsulmano 2-0, Viareggio Piave Fosciana 4-1, Casal Guidi Settimello 1-1, Castelnuovo Garfagnana Real Cerretese 2-1, Lampo San Marco Avenza 0-1, 1-1 tra Luco e San Piero Assieve, Malliseti Larcianese 0-1 e il Viaccia che batte 3-2 Alleanza Giovanile. La classifica: Viareggio a quota 42, Lunigiana 40, 37 per Real Cerretese, e poi chiude Alleanza Giovanile a quota 14, Malliseti 13, Piave Fosciana 9. Bene, questa la classifica, vediamo le immagini della vittoria del Pietrasanta che batte il Monsulmano per 2-0 grazie ai gol di Pinelli e Mengali, in un campionato che vede al comando il Viareggio che batte Piave Fosciana per 4-1 con le reti di Telloli, Brega, Marinai, Chiccarelli e ancora Marinai, quindi veramente una squadra scatenata. Per quanto riguarda le pratesi, da segnalare la vittoria del Viaccia che batte il Dicomano per 3-2 con Melani, Carnevale, Tomberli, autore di una doppietta e ancora Carnevale, quindi vittoria importante in ottica salvezza per quanto riguarda la formazione del Viaccia. Purtroppo il Malliseti Seano invece viene sconfitto dalla Larcianese per 1-0 grazie al gol di Sceta, che decreta una situazione davvero delicata per la formazione appunto di Divona. Da segnalare il pareggio tra il Casal Guidi e il Settimello per 1-1. Mattia Caggianese, una battuta sul tuo Malliseti, bisogna te la chieda, insomma, mi sembra sia dura mantenere la categoria. No, credo che insomma la classifica ora come ora sono messi malino. Io spero con tutto il cuore che si possano salvare, però almeno facendo i play-out spero. Però la vedo dura, vediamo. Ora so che sono andati anche dei miei ex compagni della Zenit, quali saluto, Gori, Silvarese, anche benvenuti. Spero che loro possano dargli una mano a portare a casa la salvezza. Ma sarà molto molto duro. Ti segnalo, scusa Massimiliano, che innanzitutto mercoledì c'è il turno infrasettimanale della promozione girone A, il primo del girone di ritorno, e che la settimana scorsa, durante la settimana, c'è stato un evento importante, perché c'è stata una decisione del giudice sportivo che ha segnato la vittoria a tavolino della Larcianese a Pontremoli contro la Lunigiana, di fatto togliendo il primo posto alla Lunigiana, che poi ieri riposava, e quindi è stata superata dal Viareggio, e sono tre punti per un giocatore squalificato che non aveva scontato la squalifica, sono tre punti che potrebbero pesare enormemente nella vittoria del campionato finale.
Andiamo adesso al girone B del campionato di promozione, sempre con la nostra diletta che ci dà risultati e classifica per quanto riguarda anche questo campionato, sempre estremamente interessante, questo è veramente appassionante. Diletta. Atletico Maremma che batte Le Boschi 2-0, Piombino Sant'Andrea 1-0, Belvedere San Miniato 3-0, 0-0 tra Castiglioncello e Montelupo, Porta Romana Invicta Sauro 0-3, Saline Armando Picchi 3-1, 0-0 tra San Miniato Basso e Urbino Taccola e 0-0 anche tra Sestese e Colli Marittimi. La classifica: 48 punti per San Miniato Basso e per la Sestese, 43 per Belvedere Calcio e 32 per le Saline. Chiude invece Armando Picchi a quota 15, Sant'Andrea 12, Porta Romana 7. Pareggiano entrambe le capoliste, sia San Miniato Basso che la Sestese. Accorcia leggermente il Belvedere che si porta a meno 5. Vediamo le immagini di San Miniato Basso, Urbino Taccola, terminato 0-0, quindi rallenta la capolista. Gli rallenta anche la Sestese che pareggia con i Colli Marittimi, sempre per 0-0, quindi insomma vanno proprio a braccetto. Dovrebbero fare la stessa partita tutte le settimane. Tutte e due in casa. Tutte e due vincono, tutte e due pareggiano, tutte e due in casa, 2-0 entrambe, contro due squadre non di primissima fascia, ma ostiche come l'Urbino Taccola e il Colli Marittimi. Fra l'altro è San Miniato in questa partita ha anche sprecato nella parte finale del secondo tempo un calcio di rigore che avrebbe dato la vittoria alla formazione giallorossa, che in campo è quella in maglia bianca, per intendersi, l'Urbino Taccola è quella in maglia rossa. È una partita complicata su un campo molto pesante, tanto è vero che San Miniato Basso quest'anno ci ha giocato poco in questo campo perché è sempre stato in una condizione non semplice da gestire. Adesso è tornato a giocare al Pagni, dovrebbe giocare al Pagni da qui alla fine della stagione. Tra poco vedremo queste sono ancora azioni del primo tempo, vedremo poi il calcio di rigore sbagliato. Allora, per quanto riguarda invece la Sestese fa 0-0 con i Colli Marittimi, per il resto da segnalare la sconfitta per quanto riguarda il centro storico Le Boschi 2-0 con l'Atletica Maremma, per quanto riguarda invece la formazione del Belvedere batte il San Miniato Basso per 3 San Miniato, a 0. L'alto San Miniato. L'alto San Miniato, quindi San Miniato Alto, diciamo, esatto. Così, per 3-0. Andiamo invece, vabbè, diciamo ormai, ma un piede e mezzo in prima categoria, il Porta Romana perde in casa con l'Invicta Sauro per 3-0. Andiamo al girone C, perché anche qua ne sono successe di cose, vediamo subito i risultati e la classifica. Montalcino Lucignano 1-1, Africo Montagnano 1-2, Alberoro Pienza 2-0, Antella Casentino 1-2, Chiantigiana Fiesole Calcio 1-2, 1-1 tra Marino Mercato Subbiano e Torrita, 1-0 tra Sansovino e Grassina e 0-0 tra Settignanese e Torrinieri. Africa in testa alla classifica quota 44, Sansovino 42, 35 punti per il Grassina e 30 per l'Antella, chiude invece a 22 Torrita, Montalcino e Pienza a 16, Lucignano 14. Campionato riaperto, perché adesso sono soltanto 2 punti di vantaggio dell'Africa sul Sansovino, Africa che perde in casa con il Montagnano per 2-1, mentre il Sansovino, possono partire le immagini, batte il Grassina per 1-0, quindi con il gol di Nicola all'undicesimo. Quindi questa vittoria ha un duplice effetto, perché consente di accorciare sull'Africo che perde in casa con il Montagnano, Sestini liberati e Svarups, i marcatori di Cantellettone. Lettone preso dal Montagnano 2 settimane fa. Attaccante lettone al Montagnano. Questa ne ignoravo l'esistenza. Quindi però l'abate le sa tutte. Per quanto riguarda invece quindi la sconfitta. E tu risparmiato centrocampista polacco dell'asta che ha debuttato ieri. Sì, poi ce ne parleremo la prossima settimana. Parliamo della prossima. Polacchi, Lettone. Cerchiamoli qua in casa, dai, che già ci sono dei bravissimi ragazzi. Già, questo è il gol di Nicola che decide la partita con il Grazia che quindi non riesce a accorciare rispetto al vertice della classifica, ed infine il pareggio tra la Settignanese e il Torrenieri. Per quanto riguarda le formazioni fiorentine, perde anche l'Antella in casa con il Casentino Academy per 2-1, il Fiesole vince invece a Gaiola in Chianti con la Chianticiana. Sarà una grande vittoria. Assolutamente sì. Campionato riaperto, Diletta dimmi, poi chiudiamo con l'Abate. Domanda per l'Abate: si sa niente su cosa è stato deciso su Montelupo Saline della scorsa settimana? Verrà giocata al minuto verrà completata
fatta la partita a partire dal quinto minuto del secondo tempo su quel risultato che era il risultato di 0-0. Come fosse stata sospesa la partita, si riparte da lì. Esatto. Allora, in 30 secondi, campionato riaperto tra Africo e Casentino, e questo non è Africo una banalità, Sansovino. Sì, la Sansovino che ha precipitato a un certo punto anche a 8-9 punti dall'Africo, che si è un po' fermato nelle ultime settimane, ma invece è cosa che non ha fatto la Sansovino, che non sta più sbagliando da quando è arrivato soprattutto l'attaccante Matthew Sodic, davvero davanti la formazione di Enrico Testini non sbaglia più un colpo, vince tutte le partite, e alla fine l'Africo invece, fermandosi per prima con un pareggio e questa sconfitta casalinga col Montagnano, che era abbastanza difficilmente pronosticabile diciamo sulla carta, ecco che il campionato è davvero aperto, adesso sono solo 2 punti di differenza fra Africo e Sansovino e se la giocheranno fino alla fine. E il Lettone riapre il campionato. La Sansovino deve ringraziare il Lettone Svarups che ha segnato il gol all'Africo dando la vittoria al Montagnano. Poi ci dirai da dove viene e tutto il resto, ma nella prossima puntata. Grazie al nostro Andrea Labbate, chiedo venia perché avevamo anche i riflessi filmati di Valentino Mazzola Rondinella che non sono andati in onda, quindi c'è la possibilità anche di vederli sul sito dell'Almanacco, il gol di Corsi che ha dato la vittoria al Valentino Mazzola. Mercoledì Coppa Italia di eccellenza, fase nazionale, primo turno, turno infrasettimanale, promozione girone A, e ci metto anche i quarti di finale della Coppa Toscana di seconda categoria. Hai da fare, un bel mercoledì. Hai da fare, dai, bello pieno. Poi c'hai anche il polacco dell'asta e il Lettone del Montagnano, quindi insomma hai sicuramente dal che documentarvi. Grazie Andrea Labbate per il tuo intervento, grazie al nostro amico Mattia Caggianese, pronti a ripartire con il tutto cuoio. Pronti a ripartire. Grazie per il tuo intervento, un bocca al lupo. Crepe, grazie a voi. Grazie e complimenti a Mattia Privitera, al Terranova Traiano, alla Coppa Italia di eccellenza, ma adesso puntate a quella con le orecchie ancora più grandi. Speriamo, a partire da mercoledì. Speriamo. Complimenti. Grazie a voi. E grazie alla nostra Diletta che è tornata perfettamente in forma, e quindi ci vediamo venerdì con Weekend Sport. Lunedì si riparte perché torna anche il campionato di Serie A. Esatto, però Massimiliano, devi promettere una cosa ai nostri telespettatori. Vai. Perché a me tutte le settimane, sì, ma ti giuro tutte, sì, mi chiedono della terza categoria. E allora ve lo dico in anteprima, terza categoria, così leviamo, come si dice, il vin da fiaschi, faremo la diretta della finale della Coppa Provinciale di terza categoria tra il San Giusto e la Briglia. È una promessa. Una promessa, quindi il 21 di febbraio ci saremo e vi daremo tutto quello che c'è da sapere sulla terza categoria. Siete contenti? Più di così. Quindi insomma, non manca niente. Assolutamente, perché il calcio dilettanti dov'è, Diletta? È solo su TV Prato. È solo da noi. Alla prossima, a lunedì, ciao. Questo programma è stato offerto da... In collaborazione con Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato Regionale Toscano.